Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon martedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. La Svizzera ha votato no al referendum sulla stretta alle espulsioni automatiche per gli stranieri che commettono reati non gravi. La maggioranza dei cittadini elvetici domenica 28 ha votato no al quesito proposto dall'ultranazionalista Unione Democratica di Centro relativo all'espulsione automatica, senza tener conto del contesto socio-economico o le circostanze di fatto, degli stranieri che commettono reati poco gravi, come per esempio il furto di una bicicletta, l'aggressione verbale ad un agente o una multa per eccesso di velocità. Se lo stesso referendum fosse stato fatto in Italia, lei cosa avrebbe votato? È una bella domanda, direi che è un po' esagerata, come, cioè, l'espulsione diretta per un reato di questo tipo qua non mi sembra il caso, cioè, io avrei votato al contrario. Pensi che in Svizzera esiste già la norma dell'espulsione automatica degli stranieri che invece commettono reati gravi? In questo caso, trattandosi di reati gravi, sarebbe favorevole o comunque contrario anche in questo caso? Ma sul discorso del reato grave io non farei distinzione fra stranieri o locali. Il reato grave rimane comunque un reato grave, va messo in galera. Nel caso di uno straniero c'è l'espulsione diretta, chiaramente col non rientro in Italia per nessun motivo al mondo, chiaro. Però nell'altro caso trova che sia esagerato. Per un reato di minore importanza lo trovo sì esagerato, ecco. Sì. Siamo in una situazione allo stesso tempo parecchio più grave per quanto riguarda gli stranieri, e dato che non riusciamo a gestirla è assurdo pensare che si possa risolvere col referendum. Non sarebbe la soluzione, ma sarebbe giusto comunque adottare questo tipo di soluzione oppure no? Bisogna sempre vedere i contesti. Adesso lei mi parla di una cosa che non conosco assolutamente, quindi non mi piace parlare di cose extra contesto e che non conosco. Perché è accaduto in Svizzera, lei dice, non fa parte, comunque non è il nostro paese, non conosco quello che è accaduto. La Svizzera non fa parte neanche dell'Unione Europea, cioè un altro contesto, quindi si può capire questo referendum e questo risultato in un contesto, come dire, molto più chiuso, qual è quello svizzero, con problematiche, quanto so, allo stato molto minori delle nostre sul problema gente di fuori, eccetera. In Italia comunque le cose funzionano molto diversamente rispetto alla Svizzera. Diciamo che non funzionano. A favore sì, avrebbe votato. Sì, avrei votato di sì. Come mai? Perché è giusto che sia così. Comunque se si fa una legge si deve fare, diciamo, cercare di farla in tutti, perché siamo in Europa e quindi bisogna avere un punto di riferimento su tutti i paesi. Qualcuno dice che secondo gli oppositori questo referendum era una mossa contraria alle norme della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tra cui quella relativa al diritto alla difesa, cioè vieni accusato per aver commesso un reato anche non grave e devi poterti difendere. Cosa ne pensa? Ma io credo che questo qui sia, diciamo, un escamotage per girare, diciamo, con questa riforma, che comunque in Italia si cerca sempre di uscire fuori dal discorso. E non si vuole affrontare il problema, per quale motivo secondo lei? Perché secondo me, diciamo, l'Italia non vuole, diciamo, di per sé anche i politici non vogliono avere delle diversità con gli altri paesi. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.